Buongiorno a tutti, un caro saluto a Nicola. Facciamo, se possibile, una breve sintesi su tutte quelle attività che si sono svolte dal momento del blocco dell'attività ciclistica e tutto quello che abbiamo potuto sviluppare in maniera virtuale nei contatti con tutti i comitati regionali, in alcuni casi con i comitati provinciali, con società sportive e con il Consiglio federale che ha ripreso a deliberare negli ultimi giorni sempre in maniera remota. A livello internazionale gli scenari sono molteplici. Sappiamo che si sta immaginando di disegnare un calendario. Alcune gare già sono state posizionate come quelle dei campionati nazionali del 22 e 23 di agosto, poi a seguire il Tour de France, poi la settimana dei campionati del mondo e poi a seguire il Giro d'Italia che ha fatto la scelta di rimanere su 4 settimane per poi concludere la stagione tra il primo e il secondo weekend di novembre. Questo riguarda la parte dei professionisti, degli elite, mentre per quanto riguarda il calendario italiano non escludiamo di poter arrivare fino alla seconda domenica, il 14 o 15 di novembre, perché le condizioni climatiche degli ultimi 4 anni fanno in qualche maniera pensare che si possa arrivare fino a quella data per recuperare parte del calendario. Come sapete, dalla chiusura del lockdown si è svolta solo la gara di apertura a livello degli under, per cui io credo che poi concentrare il tutto, immaginiamo forse a livello italiano dalla metà di luglio in poi, significa comprimere in quasi 4 mesi l'attività di tutto un anno. Attendiamo il decreto ministeriale del 18 di maggio per capire una terza apertura, perché da domani si riparte con gli allenamenti o con la pratica sportiva a livello individuale, sempre con le prescrizioni mediche. Un invito che facciamo a tutti, soprattutto ai più appassionati, ai cicloamatori, di comportarsi in maniera seria, virtuosa, di rispettare i 2 metri minimi, ma pensare anche a una distanza maggiore di almeno 15 o 20 metri, perché oltre alla propria salute dobbiamo pensare anche a non creare problemi alle nostre comunità, insomma, che il ciclista diventi anche un diffusore di contagio, non vogliamo pensarlo e non dobbiamo farlo, per cui un invito che facciamo davvero a tutti di essere virtuosi, perché dai nostri comportamenti in questi 14 giorni dipenderanno poi le scelte governative dal 18 maggio in poi, che devono far presupporre un'attività di gruppo, di squadra e quindi ricominciare un po' alla vecchia maniera, la maniera che sappiamo, allenamenti in gruppo, soprattutto per le squadre da tutti i livelli, dai giovanissimi in particolare, perché sia loro esordienti allievi, le nostre società sono abituate ad assisterli, accompagnarli. I dubbi del decreto sono tanti, abbiamo 21 regioni, ci sono 21 decreti regionali con restrizioni addirittura a livello provinciale o addirittura comunale, per cui dobbiamo attendere fino all'ultimo per esporre le ultime notizie certe, lo facciamo attraverso il nostro sito della Federazione, per cui invitiamo tutti fino a questa sera tardi a documentarsi, aggiornarsi per evitare di cadere in sanzioni. Per quanto riguarda le altre attività, noi siamo pronti con le linee guida di indicare a tutte le società sportive quelle che possono essere le buone pratiche da sviluppare a titolo individuale, nei velodromi, nei ciclodromi, nelle piste di BMX, in tutti i bike park che sono stati realizzati all'aperto e anche nelle piste di atletica, proprio per garantire ai più giovani di muoversi in spazi sicuri, farlo in maniera individuale, con tutte le indicazioni di quelle discipline che si possono realizzare in spazi sicuri e a titolo individuale. Quando ci si muove, mi raccomando, sempre la mascherina e i guanti con noi, perché se ci fermiamo in spazi comuni dobbiamo difendere la salute, come già detto, nostra e della comunità che ci circonda o che incontriamo strada facendo. In questo momento di fermo, insomma, voglio ringraziare tutti gli atleti professionisti e tutte le donne, perché ci hanno anche i tecnici della federazione, del centro studi, ma anche persone individuali che hanno arricchito la nostra collezione delle buone pratiche che abbiamo inserito nel sito, perché in un momento di fermo delle uscite era giusto sapere come potersi allenare in casa sui rulli, ma non solo, anche con delle pratiche di ginnastica, di stretching, di altri elementi, per
che tutti gli atleti e tutta la nostra famiglia ciclisti hanno voluto diffondere, lo hanno fatto con molta attenzione, competenza e grande professionalità. Ripeto, anche da parte della Commissione Salute nostra, sono pronte le linee guida del protocollo sanitario che ci dovrà accompagnare in queste attività, anche se le linee dettate saranno quelle del Comitato Tecnico Scientifico del Governo. Tutte le nostre attività, tutti i nostri indirizzi sono dettati sia dal Governo che dal Comitato Tecnico Scientifico, per cui se qualcuno ha dei dubbi e noi non riusciamo a scioglierli perché sono prescrizioni governative, cerchiamo anche noi di interpretarle, le comunichiamo, ripeto, sul sito federale, però insomma l'importante è comportarsi prima da cittadini in modello e poi da atleti appassionati alla bicicletta. È un appello davvero che insisto nel fare perché ci giochiamo molto, per cui mi fermo qui, davvero un caro saluto a tutti, rimanga posto.